Sarà un Natale diverso dal solito, quello che ci appresteremo a vivere nelle prossime settimane a causa del coronavirus, e per questo sarà rivisto tutto il programma del Natale più 2020 nella città di Fano. A partire dallo slogan, ovvero Accendi la tua città, che punta sul Natale solidale nella speranza che ognuno di noi faccia la sua parte, acquistando prodotti locali e aiutando tutti quei settori in difficoltà. Infatti, da quest'anno, il Comune ha realizzato nel sito visitfano.app uno spazio dedicato alla ristorazione e anche allo shopping in città per favorire l'acquisto di cibo da asporto e per le idee regalo. 2. Anche quest'anno, gli alberi di Natale collocati in città. Il primo, quello di Del Signore Seri, posizionato in uno dei punti strategici del centro, mentre quello tradizionale, alto 15 metri e mezzo, con 25.000 luci LED, donato dalla famiglia Carletti di Rosciano, in piazza 20 settembre. Il 3 dicembre alle ore 21, diciamo sui canali televisivi locali, quindi su Fano TV, ma anche sui social del Comune di Fano, i social del Comune, ma anche i social delle associazioni che ne fanno parte, andrà in onda l'inaugurazione del Natale cittadino, con l'Orchestra Sinfonica Rossini, con l'Aurora Ginnastica, le ginnaste che sono diventate oro italiano. Tra le varie luci posizionate in tutto il centro storico, anche Piazza Costanzi quest'anno vivrà un Natale diverso dal solito, con l'installazione di un cielo stellato grazie all'impegno degli esercenti. Novità anche per la zona del Pincio. I maestri carristi realizzeranno un presepe ad altezza naturale che saranno sui giardini di Roma in una capanna a loro dedicata. I luoghi della cultura non potranno essere visitati, i musei sono chiusi come tanti altri luoghi e per cui abbiamo deciso di portarla fuori. A rappresentarli sarà l'Arco d'Augusto con una proiezione 3D dove l'angelo custode del Quercino, la predella del Raffaello, la pala del Perugino, altre simbologie che riguardano la nostra storia, la romanità, il periodo malatestiano, altri simboli importanti della nostra città appariranno magicamente sull'Arco d'Augusto. Questo ovviamente tutte le sere dalle ore 18 ogni mezz'ora. Niente mercatini dunque, ma grazie alla collaborazione delle agenzie di viaggio si è pensata ad un'originale iniziativa. Nelle loro vetrine dedicheranno spazio a tutti quegli hobbisti che ovviamente rimangono senza lavoro per la mancanza di mercatini e coloro che vorranno fare come regalo degli oggetti particolari potranno quindi girare in un percorso simbolico nella nostra città, diciamo tutte le vetrine dell'agenzia in viaggio, quindi veramente li ringrazio per questo. Anche la musica sarà protagonista di questo Natale particolare. Oltre alla filodiffusione, musicisti, artisti e orchestre suoneranno in alcuni balconi, simbolo di questa pandemia, lungo Corso Matteotti. Nella nostra città sarà il Fano Jazz Network ad occupare 4 balconi della città, con 12 concerti e 27 artisti che nelle giornate dell'8, 13 e 20 di dicembre in un qualche modo allieteranno la nostra città con questi momenti. Ovviamente per tutta l'organizzazione di questo Natale devo ringraziare il tavolo economico, devo ringraziare la Regione Marche, ma in questo caso devo ringraziare anche la parte operativa di questo Natale che è la Proloco di Fano.